Il sistema bancario per Visco offre condizioni abbastanza buone, ma ha un invito alla prudenza. E certo, non bisogna sottovalutare che noi operiamo con le rischio e quindi i rafforzamenti che sono avvenuti in questi ultimi anni non possono lasciare spazio alla superficialità e alla sottovalutazione dei rischi che sono sempre il nostro lavoro. Condivide il tono positivo comunque che ha avuto la relazione guardando l'Italia? Certo, è un ruolo costruttivo, un ruolo propulsivo e un ruolo però anche di non sottovalutazione né dei problemi né dei rischi. Comunque il riconoscimento che l'Italia ha reagito bene agli shock drammatici che abbiamo avuto dalle crisi finanziarie, debito sovrano, pandemia, crisi energetica, guerra, anche un riconoscimento che le imprese hanno fatto meglio, si sono ristrutturate, però dall'altra parte anche un grande richiamo a investire tutti sul capitale umano e soprattutto sui giovani. Questo è il grande tema, dobbiamo lasciare un'Italia e un mondo migliore ai giovani. E poi anche il tema che io condivido, che in questa epoca di maggiore regionalizzazione e chiusura dei mercati dobbiamo mantenere un'apertura dei mercati di globalizzazione, perché un eccesso di chiusura non fa bene all'Italia, non fa bene alle imprese, non fa bene ai cittadini. Là dove ci sono concorrenza, i prezzi stanno già calando, nel mio settore l'acciaio, quello delle materie prime, il prezzo sta già molto calando, chiaramente nessuno deve approfittare di questa situazione, quindi le imprese devono, come dire, mantenere una condotta corretta, ma ripeto, chi vive in concorrenza già lo fa. Credo che sia anche molto importante nelle negoziazioni sui salari, il governatore ha detto guardate avanti, non guardate all'inflazione del passato, perché se ci dovesse essere un'inflazione che continua a crescere perché crescono i salari, questo porterebbe una maggiore inflazione, quindi attenzione da parte di tutti. Sicuramente un invito a tutti noi a cercare di fare il possibile per poter far crescere di più questo Paese, per poter fare in modo che il PIL possa generare crescita sostenibile, lavoro e occupazione dignitosa, e poi una grande attenzione al contenimento del nostro debito pubblico, che è oggi l'unico punto di debolezza del nostro Paese e che va secondo me gestito con grandissima attenzione, però delle considerazioni che io condiviso totalmente. Quali sono i rischi? Non c'è dubbio che il contesto geopolitico è un contesto ancora molto complesso, però se guardiamo quelle che erano le aspettative l'anno scorso rispetto alla crescita del Paese, tutti dicevano che si poteva entrare in un contesto di recessione, che potevano essere... Oggi la valutazione è che la crescita possa essere tra lo 0,8 e l'1,2%, quindi siamo in un contesto, devo dire la verità, in cui manterrei un approccio sostanzialmente positivo alla visione della dinamica del nostro Paese. Quello che mi preoccupa è la forte crescita delle disuguaglianze, della povertà, e ci sono alcuni aspetti che sono, su cui è necessario assolutamente intervenire per mitigare questi elementi che possono poi rappresentare un problema dal punto di vista sociale. Però in termini complessivi le imprese e le famiglie del nostro Paese stanno mantenendo dei valori estremamente positivi nelle dinamiche del 2023, mi aspetto che questo accadrà anche nel futuro. L'aspetto delle disuguaglianze e della povertà secondo me è un aspetto su cui tutti noi dobbiamo porre grande attenzione. La questione salariale noi la stiamo ponendo da tempo e abbiamo dei salari così bassi perché abbiamo una precarietà troppo alta e perché è necessario a questo punto redistribuire anche la ricchezza che si è prodotta rinnovando i contratti e aumentando i salari. Condivido anche il fatto, e noi lo stiamo chiedendo da tempo, che bisogna arrivare anche nel nostro Paese dei provvedimenti legislativi che sostengono il salario, che vuol dire una legge sulla rappresentanza e vuol dire anche fissare un salario minimo. E la legge sulla rappresentanza vuol dire cancellare i contratti pirata e vuol dire misurare la rappresentanza reale. E la precarietà è legata, è dimostrata anche da un altro fatto, quando hai 120.000 giovani ogni anno che se ne vanno via dal nostro Paese a lavorare in giro per il mondo, perché qui ci sono condizioni inaccettabili, io credo che questo non sia più possibile subirlo. Dall'altra parte c'è bisogno di investire sulla formazione, c'è bisogno di investire sulla conoscenza, altro passaggio molto importante, e c'è bisogno di investire anche sulla qualità dei nostri servizi pubblici, che vuol dire la sanità, la scuola. E qui un altro passaggio che io trovo condivisibile è che noi abbiamo bisogno di una vera riforma fiscale, perché noi abbiamo un'evasione fiscale 100 miliardi all'anno, abbiamo un'evasione contributiva e lavoro nero, e lì quei soldi lì bisogna andarli a prendere per fare quegli investimenti che sono necessari. E penso anche che, come è scritto nella relazione del governatore, che la riforma fiscale nel nostro Paese deve corrispondere ai criteri della nostra Costituzione. Vuole un sistema fiscale progressivo e vuole un sistema fiscale
che non solo ragioni sul reddito, ma ragioni sulla capacità contributiva. Per me questo vuol dire no alla flat tax e vuol dire fare una vera lotta all'evasione fiscale che ancora nel nostro paese non si sta facendo. Quindi io vedo punti importanti. Ho visto una mancanza, che non si è parlato in realtà di profitti e di extra profitti, perché noi abbiamo un'inflazione che non è legata alla domanda, cioè non sono i salari che hanno determinato l'inflazione. L'inflazione l'hanno determinata i profitti troppo alti. Su questo non ho sentito una parola, perché quando abbiamo livelli di profitti ed extra profitti come si è determinato, io penso che sia il momento di fare un contributo di solidarietà sui profitti e sugli extra profitti da redistribuire, perché sennò non si capisce dove vai a prendere le risorse per fare gli investimenti che sono necessari. E infine condivido il fatto che noi non possiamo perdere un euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la fortuna di avere aziende solide, capitalizzate, lo ha sottolineato anche il governatore, però dobbiamo anche pensare a un futuro. Nei prossimi 10 anni andranno in pensione 3,8 milioni di persone e quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di una forza nuova che entri nell'impresa, anche perché questa impresa italiana sia nuovamente competitiva nel mondo. Quali sono sostanzialmente le nuove persone che entreranno? Sono i giovani e le donne, quindi ci auguriamo che assolutamente si facciano degli incentivi di formazione, perché l'economia nuova sarà diversa e quindi queste persone devono essere istruite, abilitate per poter affrontare così il nuovo lavoro che il futuro